Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buon dicembre a tutti, buon ultimi giorni prima di Sant'Ambrogio. Insomma, domani è la festa di Milano, quindi domani puntata speciale di Good Morning Milano. E quindi oggi chiudiamo ufficialmente la nostra stagione 2018 di Good Morning Milano con una puntata classica, ma che non è per niente classica nell'ospite che abbiamo. Adesso, Max, ci vado io appena ti presento. È qui con noi Max Bertolani. Buongiorno Max. Ciao ragazzi, ciao. Allora Max, la prima domanda velocissima, così proprio vado a sistemare Sì. quello che è successo. Stiamo facendo una diretta Facebook, è caduto il cellulare della diretta Facebook, vado a sistemarlo. Della diretta Instagram, Instagram, diretta Instagram, Instagram. scusate. Ti ho chiamato perché insomma un nuovo anno in cui in teoria dovevamo vederci, avevi detto l'anno sabbatico e tutto, invece mo sai più cose dell'anno scorso. Ma tante di più, ma tante di Partiamo più. dalla quella che vabbè ci piace più di tutte, quella a cui vogliamo più bene di tutte, l'Academy. L'Academy quest'anno ha ripreso alla grande, grazie che vai a sistemare la nostra cinepresa per la diretta Instagram. L'Academy quest'anno ha fatto una stagione di una Winter, che ricordiamo la Winter F8 della IFL, è un torneo amatoriale, diciamo in collaborazione con la FIDAF, quindi è, diciamo, la sezione amatoriale della nostra federazione, che serve a preparare, formare tutti gli atleti, diciamo, che hanno poche possibilità di giocare nelle prime squadre, e tutte le new entry, tutti quegli atleti invece che si avvicinano al football. Ricordiamo che nella sezione amatoriale della EFL non ci sono limiti di età, quindi possono anche giocare persone che nella loro vita hanno sempre sognato di praticare questo sport, ma per tanti motivi non l'hanno potuto fare e ci si sono avvicinati in tarda età. Quest'anno l'Academy ha disputato un torneo meraviglioso, ha avuto una grande crescita. La diciamo, meraviglia, la notizia più bella è questa di una grandissima partnership con i ragazzi di Cremona, i Wildcats, del presidente Marco Ferrari, che sono stati veramente fantastici nel unirsi a noi. E l'aspetto più bello è quello che si è creata una grande famiglia, una grande collaborazione. Il gruppo si è subito compattato sin dall'inizio. Abbiamo disputato un meraviglioso torneo, poi purtroppo gli errori a volte nel football penalizzano e nonostante si sia fatto delle prestazioni veramente fantastiche, siamo usciti da queste fasi finali del torneo. Però ne usciamo a testa altissima con dei buoni propositi per riprendere nella prossima stagione, sempre tutti uniti. Con questi ragazzi di Cremona ci siamo trovati benissimo, sono dei ragazzi veramente che hanno tanta voglia di lavorare e soprattutto umili e si sono uniti ai miei, hanno creato veramente un gruppo veramente unito, che è stata secondo me anche l'arma vincente per affrontare questo torneo. Ho ripreso a fare reclutamento e promozione per i piccolini, quindi posso dire che da fine settembre ad oggi ho reclutato 13 cuccioletti che vanno dall'età del più piccinino a 7 anni al Fantastico. più grande che ha 11 È per questo che anni. vogliamo bene l'Accademy, perché Sì, no, appunto sono cioè, contento di ogni età, ma perché. la cosa bella è che insomma non sono appunto solo gente che magari in seconda età si è cominciato ad Sì, avvicinare a questo sport, ma 7 anni, cioè 7 anni, guarda, ma bellissimo. sono fantastici e devo dire che poi, peraltro, ricordiamo tutti che la Football Academy si trova a Vigano Certosino, poi potete consultare la nostra pagina Facebook, Gaggiano, giusto? sì, Comune Vigano Gaggiano. Certosino, frazione di Gaggiano, e anche la nostra pagina su Instagram, American Football Academy. Quindi non è come essere a Milano, è un pochino più difficile, quindi reclutare comunque 13 cucciolotti è un risultato eccezionale, io sono contentissimo e sicuramente ci saranno i presupposti per far aumentare questo gruppo di bambini meravigliosi. Io, guarda, ti dirò, ho avuto delle soddisfazioni dai piccoli, che te lo dico a fare, uniche, Immagino. cioè quando li vedo nel campo che si imparano, si battono come dei leoni, poi vedo delle cose, sono delle spugne che hanno tanta voglia di lavorare. Poi ricordiamo la Mission Academy è anche quella di, oltre che formare, forgiare questi bambini meravigliosi, quella di rinforzarli a livello di autostima, perché non scordiamoci che questa nostra società è una giungla piena di pericoli. E oggigiorno, visto che si promuovono solamente, perché questo è vero, e nell'ambito di certi programmi
programmi televisivi o nell'aspetto televisivo generale, solamente i programmi spazzatura con modelli che veramente sono l'antitesi di quello che dovrebbero essere. E questi giovani stanno veramente crescendo molto fragili e preda di tanti pericoli. Lo sport è uno strumento unico che li forma e cerca di dar loro quel carattere, quella grinta, quell'autostima che gli serve per sviare, per evitare questi pericoli che oggigiorno sono tanti. E la cosa bella è che questo viene fatto, lo dico sempre, ma adoro molto quello che fai in Academy, perché usi uno sport che, dico sempre, è apparentemente violento, sì, ma non è per niente violento. Ma non è per niente violento, esatto. È uno sport dove si può veramente sfogare, perché comunque è fisico, quindi ci si dà, insomma, immagino che quando si sta al campo si è veramente distrutti fisicamente, ma felici come delle Pasque emotivamente. Si insegna anche ad essere, appunto, come dicevo prima, tra virgolette, violenti, ma con delle regole, e quindi è fondamentale. Cioè non tagliamo, è violenza. Scusami se ti correggo su questo, non usiamo la parola violenza. Infatti non è violenza proprio, ma bravissimo. Grintose. Bravo, ecco, nel senso che io diciamo sono un allenatore molto severo, ma nello stesso tempo so essere un padre e un fratello maggiore di tanti ragazzi. Posso dire una cosa? Io non ho mai sentito urlare a dei bambini che fanno football americano, come degli spalti di sport come il football americano, così spezzali le gambe. No, ma non esiste. Queste frasi in altri sport. Guarda, ahimè, io ti dico una cosa. E questo è il dramma, che in altri sport sentiamo urlare a bambini di 7, 5. I primi che vanno educati sono i genitori. Infatti. Che purtroppo non. E invece è molto non bello possiedono questo, certi football requisiti. Americano. Football americano, la particolarità è quella che la bellezza non è il risultato di sì, certamente il risultato premia il grande lavoro delle proprie squadre di appartenenza, però ti faccio un esempio. La partita che ho fatto a Scaramagno con i miei cuccioletti dei Rhinos, che quest'anno è il loro debutto, quindi io non potevo certamente in 3 settimane e mezzo pretendere il risultato che ho ottenuto l'anno scorso. Però la bellezza è stata quella che ho incontrato delle squadre, e tra queste voglio citare i Demons Cernusco del grande coach Guido Cavallini, e squadra che, insomma, ben preparata, che hanno innanzitutto sono state partite bellissime sotto l'aspetto di gioco e di fair play, ma alla fine c'è stato il famoso terzo tempo. E questo è anche nelle nostre partite dei grandi, cioè questo è il football. Io ad esempio ho fatto una partita che è quella che ci ha visto uscire dalla finale che dovremmo disputare che si disputa il 15 dicembre. Sì, perché tutto questo non è che smessi di giocare te, anzi. No, alla fine io continuo a giocare più di prima, con il mio forse. Contributo, ma loro sono la mia medicina, il mio elisir di lunga vita, quindi finché ce la farò. C'è il mio presidente della IFR, Giovanni Cantù, che mi ha detto: Max Bertolani è vietato che si ritiri. Ho detto: guarda che poco ci manca che non ce la faccio più, Giovanni, io non ce la faccio più, io tengo stretto. Però comunque fatto sta che finché ho questi giovani meravigliosi sono la mia medicina, il mio elisir di lunga vita. E ti dico che la partita che abbiamo disputato a Verona contro l'Academy Mastrini Verona, guidata da Sergio Roccati, è stata una partita bellissima sotto tutti i punti di vista, e soprattutto non solo a livello tecnico-tattico, ma a livello proprio di fair play. E alla fine è finita che siamo terminata la partita, a prescindere dalla grande ospitalità dei Mastini, che è unica, devo dire che è una squadra fantastica come i Redskins Verona, queste squadre vendiche sono state veramente di grande ospitalità e correttissime, ma è finita con abbracci, fra giocatori, fra tifoserie, perché è stata veramente bella. E quindi io ora sarò il primo a tifare Mastini Verona in finale, perché devono vincere. No, ma a parte gli scherzi, è stata una cosa bellissima. E sono rare queste immagini, nel senso, in campo è chiaro, siamo avversari e ovviamente lì deve vincere il migliore. Però anche lì dico sempre, cioè, la cosa bella è che soprattutto ai piccoli così insegnate subito che ci sono delle regole precise. No, assolutamente. Quelle sono correttezza, non esiste valori, il colpo regole, scorretto, educazione. Non esiste. No. Non esiste la furbizia, non esiste, cioè, ovvero, c'è la furbizia di gioco, ma è che vuol dire leggere, certo, non leggere una certa cosa, ma cioè, non è che chi è furbo arriva prima degli altri. No. E allora, io credo che in qualsiasi disciplina sportiva, per arrivare a un risultato, io guardo sempre là, giusto? Per arrivare a un risultato occorrono 3 elementi: il rimboccarsi le maniche, il sudore, il duro lavoro, la continuità e l'umiltà. Cioè, sono tante regole che messe insieme fanno comunque il giocatore e fanno la squadra. Nulla è facile, se vogliamo arrivare ad avere dei risultati bisogna allenarsi, bisogna sudare,
lavorare, è cosa che molti giovani oggigiorno purtroppo non hanno. Oggigiorno hanno avuto tante cose, tutto e subito, e questo sta penalizzando i vivai di tutte le società sportive, perché pochi sono i ragazzi che seriamente, con continuità, portano avanti gli allenamenti. Quindi quando tu riesci comunque ad avere una rosa di 20-25 giocatori che con serietà, con umiltà, con dedizione, cuore, si allenano sotto ogni difficoltà, hai raggiunto un risultato eclatante, fantastico, perché oggi è difficile, capisci? Quindi io sono contento e vedo che ovviamente io, nel momento in cui io ho il ruolo più delicato, io devo dare l'imprinting a questi cucciolotti, e devo dire che ho dei cucciolotti fantastici. Ne cito uno, per esempio, che ho nel cuore perché ce l'ho in braccio da quando aveva 6 anni, che si chiama Cristian Lomazzo. Adesso quanti anni ha? 11. Ok, adesso se tenere in braccio è più complicato adesso. È un 2007. No, ma è rambetta, è una fascia di muscoli, questo è grintoso, non molla mai, come un altro cucciolo che ho conosciuto da pochissimo, che veramente ha riscosso l'affetto, la simpatia, l'amore da parte di tutte le tifoserie, è il mio numero 3 dei Rhinos Milano, Riccardo Marchi. Ricky è un cuor di leone, è un cucciolino piccolino che non ha paura di niente, di nessuno. Quando tu hai questi atleti e hai il dovere di formarli, io darò tutto me stesso, la mia esperienza, il mio background, l'amore, la passione, per far sì che questi diventino veramente degli atleti eccezionali, ma soprattutto in campo e soprattutto al di fuori dal campo, con il supporto delle famiglie e degli uomini eccezionali. E mi ha detto, infatti, i bambini sono quelli comunque che ti danno sempre più soddisfazione. Alla assolutamente, fine. Sì. Più ancora di quando giochi tu stesso, di quando, sì. Insomma, sappiamo appunto che adesso di giocare la finale, diciamo, quando? Ora, anzi, finale abbiamo un risultato eclatante, anzi saluto tutti gli amici dei Pretoriani Roma, spero che in questo momento ci stiano vedendo, anche perché li ho avvisati, sono molto su queste cose attenti, e squadra che veramente da 2 anni sta disputando questi campionati master nazionali della FIDAF, e si sta rivelando una bella compagine, ma soprattutto perché siamo un gruppo di fratelli uniti e compatti, con un legame con la compagine, proprio con la squadra romana dei gladiatori del presidente Vincenzo Pietragalla, e stiamo facendo dei risultati incredibili, e per il secondo anno consecutivo siamo a disputare, a difendere il titolo, lo scudetto vinto l'anno scorso contro i Good Old Boys a Firenze il 5 gennaio alle 19, dopo le fasi finali dei campionati giovanili. Squadra che vede, vabbè, è piena di leader, è una squadra fantastica, io sono legatissimo a tutti, da Manuel Schulmeier, Andrea Iacometti, Daniele Napoli, Rino Tuccillo, Roberto Cestà, Max Cafati, cioè è un ambiente meraviglioso, vorrei rovinarvi tutti ma non posso, però siete tutti nel mio cuore. Siete tanti. C'ho dei coach eccezionali come Carlo Minganti, Fabio Annoscia, l'ambiente è bello, si lavora, io quando vado lì veramente mi sembra di tornare al periodo delle giovanili, e quindi automaticamente vedere dei cinquantenni che in campo ancora si divertono con l'entusiasmo dei ventenni è la cosa più bella del mondo. Ma siamo dei bambini. Quando siamo lì, noi siamo dei bambini. Il bello è che poi spesso alcuni di voi sono anche coach da altre parti, poi, certo. Quindi diventano invece. Ma è diventato anche coach. Volta. Ma la cosa bella che io vedo, ad esempio, cioè io stimo tantissimo tutti, e mi sono legato molto da 2 anni a questa parte con Manuel Schulmeier, che è una persona veramente di grande contenuto e spessore, valori, eccetera. È un uomo, è carismatico, è un leader, e tu lo vedi in campo. Quello che fa è che trasmette ai suoi ragazzi, perché insomma è fantastico. Quindi essere tutti Capannoli, Duvalli, cioè sono tutti atleti che quando sei lì, ma ragazzi, siamo una forza della natura. Che bello. Siamo una forza della natura. Ed è la cosa bella che lì non hai più 50 anni. Cioè abbiamo un giocatore, questo veramente è eccezionale, che è il nostro fullback, è 60 anni. Ah. Ma se tu lo vedi, cioè ragazzi, non glieli dai, cioè è una cosa che in campo un ragazzino corre, fa, cioè è eccezionale, ma in quel momento l'anagrafica non esiste più, e ora noi ci accingiamo a fare, come si suol dire, il back to back, si dice così, incrociamo le dita, anche perché di fronte avremo una formazione prestigiosa, i Good Old Boys di Alberto Calbucci, che sono insomma una bella realtà, vedremo, comunque già
è un successo ed un ottimo risultato l'aver bissato la stagione passata, quindi sono contento. Go Pretoriani, mi raccomando, ti fate. E invece avventura nuova di quest'anno, un'avventura nelle giovanili. L'avventura nei settori, sì, Rhinos Milano, io ritorno a casa perché come tu ben sai, io nasco nei Rhinos Milano, infatti. E quindi è un ritorno meraviglioso. Cosa hai ritrovato? Ma ho ritrovato un ambiente che nei miei confronti è stato super affettuoso. Perché sono cambiato tutto, immagino, sono passati secoli parlando ormai dal punto di vista del futuro in Italia. Però ho notato un ambiente mi è piaciuto tantissimo, penso che sia stata il motivo per il quale io ho scelto, poi dopo ho diciamo così, sposato la causa, umano. Un ambiente umano, ho trovato questa persona che è la team manager Anna Scolaro, una donna veramente fantastica che ci mette cuore e passione. Devo dire che i risultati si vedono perché hanno dei settori giovanili pazzeschi, favolosi, hanno tanti bimbi, tanti, fai conto che, vabbè, ora magari non facciamo il paragone con il calcio, però un settore giovanile solo di under 13 che conta 23 bambini nel football americano è un ottimo risultato. Perché comunque parliamo di football americano. Viene da dire anche 23 bambini, maschi e femmine, abbiamo visto che sono bambine favolose, sono grintose, mamma mia. Spieghiamoli alle scuole calcio. Sono eccezionali, insomma, veramente. Fino a che età giocano insieme? Fino all'under 13. Ma nel tackle parlo, nel tackle, nella flag possono giocare nella 13, nella 15, nella 17, perché il flag football, non avendo contatto fisico, consente a ragazzi, bambini e adolescenti di giocare insieme, anche nella senior, volendo posso fare una squadra senior e giocare con delle donne. Quindi nel tackle ovviamente per motivi fisici e tutto possono giocare insieme fino all'under 13, devono passare, esatto. E quindi hanno un vivaio meraviglioso, ma è grazie alla società, è grazie ad Anna Scolaro, a un'altra donna che la affianca, che è Laura, che veramente io sto imparando piano piano tutti i nomi, perché ancora non li conosco. Anche tutta nuova questa società. Sì, tutto nuovo. Poi vabbè, c'è un direttore tecnico, Pietro Marotta, che vedo che è molto sensibile. Il nuovo presidente è Randall Narciso, che è una persona. Ecco, Randall Narciso ti posso dire che lo conosco molto bene perché è un atleta, è una persona che nasce nella Football Academy. Lui è nato come giocatore nella Football Academy, si è appassionato e da lì poi dopo è venuta fuori la sua ovviamente predisposizione ad essere proprio a gestire. Ma siamo forse allora in un punto, non so, non ne abbiamo parlato più fuori, spero di non fare torto a nessuno, ma siamo forse in un momento in cui sta arrivando un po' una seconda generazione di football americano in Italia, mi viene da dire. Cioè siamo al passaggio forse adesso, no? Appunto, dicevi, questo presidente è stato un atleta da Football Academy, non è più quel football che arriva dagli anni 80, c'è forse un cambio. Guarda, di Randall posso dirti una cosa, è un uomo, lo conosco molto bene, ci siamo scontrati, ci siamo andati anche a Ramengo, io ho il mio carattere, lui c'ha il suo, però una cosa è certa, che tutte le volte che abbiamo avuto modo di scontrarci, alla fine ne siamo usciti più uniti e compatti di prima. Queste sono le persone con le quali tu puoi crescere. Randall è un ambizioso, è un grintoso, è un sensibile a tanti temi, a tante cose, è un innovativo, è uno che va controcorrente, è un po', ecco, quello che sono anche io sono, a volte mi è sempre stato detto, ma tu sei troppo avanti, ho capito ragazzi, ma vogliamo rimanere indietro? Cioè, nel senso, bisogna andare avanti se tu vuoi far crescere questo sport e questa realtà. Randall credo che sia l'uomo giusto in questo momento, per dare una nuova vita ai Rhinos. Sicuramente ha fatto delle scelte coraggiose ed intelligenti, perché sta puntando tutto sul settore giovanile. Come li hai trovati? Tu, com'è che li chiami? Non mi ricordo, com'è che li chiami? I Lazzaroni? I Lazzaroni, i miei Lazzaroni. Ma questi 10 Lazzaroni, che sono dei bambini fantastici, quando li ho visti la prima volta ho visto tutti quegli occhietti, perché poi vedi questi mini cuccioli che a volte hanno le dimensioni, cioè, da adulto, cioè sono dei gigantoni, però sono fantastici, c'è tanto da lavorare, perché ripeto, nulla avviene per caso. Quello che io ho conseguito l'anno prima è il lavoro di 3 anni, e 3 anni sono 3 anni. Ho iniziato da meno di un mese, sono contento perché ho visto già il cambiamento a livello mentale, nell'atteggiamento, c'è tanto da fare. Ora poi verranno integrati dai miei atleti dell'Academy tutti questi nuovi ragazzi, sicuramente faremo un ottimo lavoro.
Ora, chi vuole vederli, c'è una specie di amichevole esibizione nell'ambito della finale nazionale che si terrà il 15 dicembre a Pero, e li faccio giocare in questa partita che apre un po' le danze di questa giornata sportiva, dove ci saranno tanti sport che saranno il contorno alla finale di football americano della Winter F8, e ci saranno questi la Under 13 tackle dei Rhinos, anche con qualcuno magari che ha un anno in più, perché è un amichevole, contro la mia Academy. Ah, e giocheranno, si divertiranno, e poi ci sarà un'esibizione dei cuccioletti dei 7 anni, con tutto una serie di giochi propedeutici con i quali loro si divertono e crescono. E quindi chi li vuol vedere, il 15 dicembre dalle 11:30 a Pero, al centro sportivo Gianni Brenner, via Papa Giovanni XXIII, è il benvenuto. E poi all'una c'è la finale tra i Mastini e Verona contro gli Old Lions Bergamo. Però poi in quell'occasione verrà presentata anche la rosa, una piccola rosa, perché tu sai che dal 1 luglio al 7 luglio noi siamo in Catalogna per i mondiali dell'AICS, e io ho questo bellissimo incarico di essere head coach di questa selezione Italia, e anche ancora giocatore, un po' come fece Gullet e Vialli. Giocatore e allenatore. E ovviamente sono affiancato da degli ottimi tecnici. Per il momento ti posso fare due nomi sicuri che mi hanno dato la conferma, persone che stimo e preparatissime: Davide Scarazzini, che poi peraltro è anche il mio head coach nell'Academy, è un ragazzo veramente brillante, preparato, con il quale vado d'accordissimo, e Davide me lo porterò anche nei settori giovanili dei Rhinos, perché comunque siamo una bella coppia, nel senso che c'è intesa, a volte ci scorniamo, però anche lì è sempre tutto costruttivo. Un altro è Marco Molesti, per quanto concerne l'aspetto difensivo, e ho degli altri nomi, ma ancora non mi hanno dato, diciamo, delle conferme, non mi sbilancio, non li dico. E verrà presentata una sorta di rappresentativa, che saranno gli atleti che ci rappresenteranno in Catalogna. E lì in Catalogna, bene, quando è questa giornata, mi dicevi, il 15 dicembre? 15 dicembre, ovviamente l'apertura con i piccolini è dalle 11 del mattino. Perfetto. E la partita ufficiale alle ore 13, in maniera Perfetto. Che sfruttiamo anche un po' le temperature, sperando che ci sia il sole. E poi dopo, niente, in Catalogna la manifestazione è bellissima, che sono i mondiali EICS. Non scordiamoci che troveremo delle selezioni, cioè non è da prendere sotto gamba, no. Nel senso, perché queste selezioni sono quelle della Germania, dell'America, della Croazia, poi vabbè, Cile. Ce ne sono temibili. Sì, diciamo che, allora, io una cosa che voglio fare è quella che voglio iniziare già da dopo queste vacanze natalizie a iniziare a creare dei raduni e a prepararci, perché quello che mi interessa è arrivare in maniera da poter essere dignitosi. Io dico sempre dignitosi e divertirci. Poi quello che viene in più è ovvio, non si può nell'arco di poco riuscire andare a vincere i mondiali, okay. Quindi però, va bene, però andare lì, vivere un'esperienza bellissima, stupenda, viverla pieno, i mondiali, poi siamo in un posto meraviglioso, mi hanno detto anche che c'è il mare e ci sono tutte queste altre nazionali, ci sono tantissimi altri sport, sarà una manifestazione bellissima. Quando è che sarà? È dal 1 luglio al 7 luglio in Catalogna. E prossimo anno li abbiamo invece a Lignano Sabbia d'Oro, questi mondiali. Quindi, però secondo me è un'esperienza bellissima da vivere. Come ripeto, io inizierò a lavorare sui settori giovanili che dovranno affrontare i prossimi campionati da dopo queste vacanze natalizie. E da lì inizieremo a lavorare con il mio modus operandi, che è abbastanza severino. Ricordami invece che, appunto, come funziona invece per l'Academy? Nel senso che l'Academy è aperta a tutti. Adesso si fermerà anche lei per Natale. Per Natale, quindi siete autorizzati a mangiare il panettone. No, stavo dicendo che l'Academy, attenzione, che Max sull'alimentazione è molto ferma, alimentazione e allenamento. Io vedo su Instagram le sue storie quando mangio, e mi voglio di dargli una carezza ogni volta che mangio questi piatti. però vedo che sono dei giorni in cui invece carichi di più, carichi di meno. Sì, quando ho delle partite carichi, infatti, ho visto niente, allenamenti come se fosse domani, però io sono il primo a essere, ma tu alleni tanto e ti alleni tanto. Io sono uno staccanovista del lavoro, nel senso che poi ti diverti. Sì,
Cioè, io ti vedo che ti alleni, ti riso e ride. Che viene a dire che ti ridi, viene da dire. Ma invece no, sei contento. Dico, a volte arrivo in palestra, magari dopo che ho fatto la partita domenica, che sono pieno di dolori, sono stanco, però arrivo e mi alleno e sono felice. E non è che tira sul pesetto a 2 kg, no, cioè, no, quello, no. Ma è quello che ho inculcato ai miei ragazzi, infatti sono contentissimo, perché loro sanno che quando vogliono, quelli seri, quelli che continuano, quelli che ci sono, vengono in campo e pagano dazio in campo con sudore, sacrifici e allenamenti. Non è facile, io lo so, lo riconosco, però è il sistema più indicato per riuscire a essere comunque competitivi e vivere lo sport, vivere tutti gli sport in una maniera corretta. Cioè, se qualsiasi disciplina arriva a certi risultati è perché dietro ci sono degli allenatori che fanno allenare i propri ragazzi a certi livelli. Faccio un esempio: nel calcio Zeman, a me piace molto Zeman, massacrava queste squadre, capello biondo che sì, no, ma poi massacrava queste squadre in fase di pre-campionato a livello atletico, perché lui sapeva benissimo che non poteva competere con realtà fortissime che avevano panchine lunghissime, Juve, Inter. Allora pretendeva delle preparazioni micidiali in maniera da accumulare più punti nella fase iniziale del campionato per essere salvo alla fine, e faceva preparazioni atletiche pazzesche. È un sistema che purtroppo è validissimo, però se vuoi essere un atleta completo, allenamenti atletici, allenamenti di potenziamento, allenamento tecnico-tattici, ma ore, ore e ore di allenamento su campo, palestra, e questo è il risultato per poter essere migliore. E anche quando vinci, devi continuare. C'è poco da fare, regole, discipline, certo, e questo certo. Forse è quello che a molti ragazzi può servire, ma non hanno ed voglia, è il bello però di quei ragazzi che duro, invece ci rimangono poi lì con te. Duro. Ora l'Academy, ti dico, è aperta 365 giorni l'anno, chiunque voglia avere le informazioni per poter venire a vivere l'Academy lo può fare attraverso Facebook, la nostra pagina, Instagram, scrivendo alla mail sovraimpressa su quella di Facebook, Instagram, che è footballacademy2008@libero.it, o al numero telefonico che trovate sui vari social. Ci siamo sempre e ovviamente a breve inizieremo le preparazioni per la Spring, che è questo torneo invece estivo che consente proprio a tutti, anche ai neofiti, di iniziare, e poi dopo ovviamente ci concentreremo tantissimo sulla selezione Italia, perché dobbiamo comunque arrivare ed essere dignitosi a questa avventura. Max, siamo arrivati in chiusura, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, come dice in questi casi. Sì. È sempre bello averti qua, comunque sono tante storie di... A me piace perché mi racconti sempre delle storie di persone, non vedi qua vantaggi, ho vinto questo, ho vinto quell'altro, oppure vincono queste, ma mi vieni a raccontare storie di persone che trovano in uno sport un motivo di aggregazione, un motivo di unione e anche di... regole, disciplina, una cosa che veramente troppo spesso ci si riempie la bocca di cose. Mi viene in mente una cosa, scusami, perché poi dopo qua pochi neuroni e botte, sapete. Se casco dopo un po' non serve più. Quest'anno ho deciso anche, so che è un campo difficilissimo, molto difficile, perché ha altre regole che non sono le nostre sportive, no? Noi abbiamo il gioco duro ma corretto, però io ci provo. Ricordatevi il mio motto: rispetto per tutti, paura di nessuno. Ho deciso di rimettermi in discussione a livello televisivo. E perché pensavo entrassi in politica. No, avevo paura che potessi fare lungi da me. E quindi ritengo che l'aspetto mediatico sia una fonte importante per promuovere il nostro sport, i nostri valori, quello che siamo noi. Purtroppo la televisione è importantissima. Proprio per questo mi sono affidato a una procuratrice. Mi sono affidato a una persona eccezionale che soprattutto crede in me, e non è facile, perché anche lì è un mondo particolare, che la potete trovare anche su Facebook, è Katy Bellon, e stiamo facendo un ottimo lavoro, perché a breve stiamo cercando di comunque rientrare in un circuito che consenta di dare dei benefit a livello di immagine al nostro sport, perché io sarò promoter ovviamente di promuoverlo per tutti, come ho sempre fatto. Non dimentichiamoci che ci sono altri sportivi che hanno avuto l'opportunità di entrare nel circuito di certi programmi importanti e le loro federazioni ne hanno goduto dei benefici. La stessa cosa voglio fare io, nella speranza che questa volta il nostro mondo sportivo sia intelligente nel sostenermi. Grazie.
chi vuole, com'è che per intendere intenda, si dice questi casi, sì, va bene, certo. Ma poi sempre, insomma, è molto interessante, è vero, ed è vero questa cosa, è molto bello, fatti vederti che comunque ovunque tu vada, anche sì, magari chiamato per altre cose, alla fine non ce la fai, di football americano devi parlare. Ma no, ma sempre, ma sai, la cosa che mi dispiace, non puoi allora, stare zitto, parliamoci chiaro, io certi contatti, certi personaggi, in certi programmi li conosco, e quindi è ovvio che io do dei messaggi per far sì che si possa parlare di football americano. Mi dispiace constatare che oggigiorno non si vogliano promuovere messaggi puliti, messaggi sani, ma si voglia per forza a tutte le cose mandare in onda programmi trash, spazzatura, messaggi cattivi, messaggi brutti, litigi, cose che poi alla fine della fiera non è vero che è tutto così, ma mandiamo anche dei bei messaggi. Però qua siete voi autori e voi conduttori che dovete imporvi e dovete dare comunque spazio anche dei messaggi belli, puliti, perché ne abbiamo tanto bisogno. Riflettete su questo. È molto interessante, appunto. Poi ho detto da Max, insomma, detto da te, comunque sì, quel tipo di TV un po' l'hai toccata, l'hai vista. Ma sì, ho visto tante cose. La porta d'ingresso del mondo spettacolo è quella roba lì. So che non è bello, purtroppo, detto da te. No, non bello detto da me. So che purtroppo a volte in televisione la meritocrazia non esiste, ma esistono delle altre regole. Iniziamo a fare sì che la meritocrazia, la preparazione, i valori abbiano un pochino spazio. Bene, allora, c'è sempre da dire cosa. Ogni volta che c'è Max si chiude con degli insegnamenti. Questi sono altri insegnamenti o massime che dobbiamo fare nostre. Max, grazie mille per essere qui con noi. Ci si vedrà allora con l'anno nuovo, in quel di Vigano. Io devo venire ancora a trovarti, devo venire all'Accademia a trovarti. Voglio venire a vedere sì. Ma giorno organizziamo una cosa bella tra Vigano, tra il campo dei Rhinos. Ti presento il nuovo presidente, magari sarà l'occasione anche per farlo venire qui. Mi farei provare anche il casco. Vuoi provare il casco? Va bene. Basta che poi non mi arrivano sotto tubo, no, non mi rialzo più. E poi magari con l'anno nuovo parleremo di altre cose, tra cui ti potrò parlare della finale del 5 gennaio tra i pretoriani Roma e i Good Old Boys. Dai, allora mi raccomando per la finale, anche mi raccomando anche per la selezione nazionale NFL, davvero, complimenti per il lavoro. Poi dice, qualsiasi cosa, ragazzi, se mi volete contattare su tutti i social mi trovate sia Facebook che Instagram, sono io, ci sono, vi rispondo. Come diceva qualcuno una volta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Va bene. Grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao. Max, grazie tantissimo a Max Bertolani, io ringrazio anche voi. Vi ringrazio con un abbraccio grandissimo, ci avete seguito per tutto l'anno, 185 puntate in questo 2018, domani siamo ancora qui con una puntata speciale, un'ora e mezza per raccontare Milano con collegamenti dalla Fiera degli Obei e dal Tato del Verme per gli Ambrogini d'Oro 2018. Grazie mille, tanti ospiti anche qui in studio che ci racconteranno cosa fare per il Natale a Milano. Grazie mille, arrivederci.